Allora, sono qui con SolidWorks e non sono riuscito a fare lo sweep con taglio consolido, ok? Come si è visto nei video precedenti. Si potrebbe farlo però approssimato, ecco, approssimato si potrebbe fare creando una ripetizione lungo una curva. In pratica se io ho fatto, cioè quel pezzo lì, quell'utensile lì, quel tool lì, l'ho fatto tangente alla curva, ok? Ripetizione secondo curva, offset curva, metodo allineamento tangente alla curva, faccia normale, ho preso questa qui, ok? A questo punto lui mi crea tutte questi oggetti che sono più di 100, no, sono 90, io li ho fatti 90. Ok, andiamo a metterne anche di più di 100, andiamo a metterne 100 così dopo vado a metterli. Ok, ne creo 100 e dovrebbe essere giusto perché lui segue, anche se non si capisce, però io potrei anche, andiamo a metterne 3. Cos'è che fa? Lui segue e segue. Bisognerebbe capire, segue quello lì. Ok, quello là è giusto, poi lui dovrebbe. Non è che si capisce niente, però se no, se faccio allineare testa a faccia non va bene. Ok, trasforma curva è uguale. Ok, tangente alla curva rimane solo. Dovrebbe essere questo perché lui mi segue il. Vediamo, e facendo con corpi, ok? Andiamo a aumentarli un attimo, trasforma curva. Questo si allinea lì, sì, dovrebbe essere, anche se questo qui dovrebbe essere allineato. Perché lui dovrebbe essere sempre tangente alla curva. Tangente alla curva e offset e dovrebbe. Però qua come fai a vedere se. Perché questo è tangente. Questo qua è tangente, che roba. Ah sì, perché non si vede ma è tangente a questo qua, è giusto. No, 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 è giusto perché ci sono queste due righe, ma in realtà lui è di più, dunque è tangente di qua, è giusto, è giusto, è giusto, è giustissimo. Allora a questo punto andiamo, tangente alla curva, offset alla curva, anche se trasforma non è che cambi di tanto, andiamo ad aggiungere 3, trasforma non cambia di tanto, però io preferisco offset. Ok, che è oggettivamente tangente a quella curva lì, ok, perché lui passando di qua è tangente. Va bene, andiamo a mettere 100. Ok, corpo, rivoluzione e schiaccio qua. A questo punto, quando io ne ho 100, vado a usare abbina e li sottraggo. E dunque creo una specie di esportazione di materiale con questo qua che gira attorno. Naturalmente io anche questa parte qua che devo andare perché ne ho aggiunti altri 9, ok, e dunque com'è che faccio? Mi conviene fare così, vado a cancellare questo, azzero selezioni, vado a riprendermi questo e qui vado su tutti i corpi e vado a prendere da questo, ok, fino in fondo, col tasto Maius. Lui me li dovrebbe prendere tutti, non so perché mi elimina, no, perfetto, schiacciando così mi dovrebbe creare la. Il solido risultante.
Ok, il solido risultante. Poi, prossima volta, prossimo video andrò a vedere con questo qua, con questo corpo creato, se riesco a spostare al vincolo assieme, se questo qua segue l'andamento, cioè l'utensile segue l'andamento di quello che mi dà il cilindro verde in questo caso qua, ok? Per spostare l'oggetto, cioè l'utensile. Però qui è lungo. Vediamo cosa. Ok, e dunque questo dovrebbe essere il solido che mi permette un movimento, movimento dell'utensile o viceversa, nel senso. Ok, l'utensile è posizionato in quel modo lì, perché poi venendo su, naturalmente scava qui. Vabbè, adesso lo lascio così e poi nel prossimo video proverò. Naturalmente il solido non ce la fa a fare questo. Ok. Va bene. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.